Due mani che si tengono strette, che si incoraggiano a superare questo duro periodo, e il pensiero va anche a chi quelle mani non le ha potute stringere, a quelle famiglie che non hanno avuto la possibilità di tenere per mano i propri cari strappati dalla violenza del virus. C'è tutta la forza dell'amore nelle opere create dalla piacentina Silvia Callegari, mani che si stringono, che si danno forza, che passano il proprio cuore all'altro. Nell'ultimo quadro realizzato, legato alla situazione attuale, Silvia ha voluto mettere anche speranza. È un significato di speranza, prima di tutto. Due mani che si tengono perché vorrebbe far vedere, magari non a volte l'ultima speranza, ma anche proprio in questo caso io gli ho dato proprio speranza, ecco, a questo quadro. Silvia anni fa ha vissuto un lutto in famiglia che l'ha cambiata e che ha interrotto la sua attività per diverso tempo. Ha subito il cosiddetto blocco dell'artista. Nel 2013 sono venuti a mancare i miei due nonni, che per me erano proprio... mi hanno fatto da genitori. Poi una frase ha cambiato tutto. Io per anni non ho toccato nulla, non dipingevo più, però avevo sempre questa frase che mi era stata detta, che continuavo a sentire nella mia testa. Vedrai che un giorno la forza dei tuoi nonni la ritroverai nelle tue mani. Ho iniziato sia a ridipingere, ma anche proprio a concentrarmi sulle mani, che per me è la parte del corpo che più dà emozioni. Silvia si lascia però ispirare anche da temi sociali, è rimasta particolarmente colpita dalla situazione drammatica della Striscia di Gaza e ha creato diverse opere ispirate alle vite innocenti che vengono sacrificate ogni giorno. Mi aveva colpito molto proprio il fatto dell'infanticidio che c'è stato in questo luogo.